convegno sul PCI e l'eurocomunismo alla Georgenthaus, come si chiama, all'università, all'università americana di Bene, e devo dire che in quel discorso c'è tutta la preoccupazione. Kissinger difende, espone qual è stata la sua politica, parte dal Cile, e poi non è un caso che parla e del Cile e dell'Italia, e rivendica, del resto l'aveva già fatto, quello che era avvenuto in Cile corrispondeva alle esigenze degli americani, agli interessi americani, e quindi non si poteva lasciare la situazione anche in Italia, ci voleva altrettanta attenzione. È interessante quando parla di un caso Italia. Il caso Italia l'aveva sollevato lui non a caso dopo alle elezioni del 1975. Nel 1975 il Partito Comunista aveva avuto una vittoria in tutte le principali regioni d'Italia, le principali città italiane, e aveva conquistato il 33,5%, la Democrazia Cristiana era al 35% nelle elezioni regionali. Kissinger si lasciò sfuggire la frase: hanno vinto le forze antidemocratiche, ora ci vogliono altri provvedimenti perché le forze antidemocratiche sono prevalenti rispetto a quelle democratiche. Ecco, parte di lì, e non è un caso che le Brigate Rosse, la P2, nella seconda metà del 1975 cambiano i loro programmi. La frase di Miceli al giudice Tamburino: d'ora in avanti voi sentirete parlare sempre di quegli altri, non più dei neri, cioè dei rossi. È cambiata la fase, si abbandona la politica della strategia della tensione perché ha fatto fallimento. I risultati delle elezioni regionali dimostrano che la strada brutale delle stragi non ha pagato, perché si è ricostruita l'unità antifascista nel paese e il popolo si è ritrovato unito e ha saputo rispondere. E quindi occorre un'altra politica, e la P2 non è un caso che rielabora la propria strategia. Il piano di rinascita è frutto di quella situazione. Contemporaneamente le Brigate Rosse scendono a Roma. Moretti va ad affittare l'appartamento di via Gratoli, che sta a due passi dalla casa di Moro, 5 minuti d'auto, sta poco distante da via Fani. Beh, sono fatti concreti, coincidenze. È il momento in cui le Brigate Rosse diventano sanguinarie. Non c'è una politica logica, via, non c'è una continuità tra la politica del periodo di Sossi, la politica che teneva conto di un consenso, che mirava comunque a un consenso operaio, e la politica in cui si fanno gli attentati per gli attentati. E prendete pure la cronologia di tutti i fatti di sangue che si sono sviluppati nel 1976, nel 77, in preparazione del fatto Moro. Arriviamo al punto in cui lo Stato è fermo.
lascia fare, non reagisce. Avevo reagito forte anche nelle forme dopo Sossi, anzi il nucleo speciale di Dalla Chiesa viene sciolto, addirittura sarà purtroppo sciolto anche il nucleo, l'ispettorato antiterrorismo, che era l'unico organismo che lo Stato aveva a disposizione su quel fronte, e sarà sciolto nel gennaio del 1978, alla vigilia quasi del fatto Moro, quando ci sarebbe stato bisogno quanto mai, ed erano gli unici che avevano un retroterra, avevano un archivio, avevano un apparato informativo che avrebbe potuto colpire le Brigate Rosse. Invece tutto è stato, si è liberato il campo, solo coincidenze volute, perché alla direzione ci sono i servizi, ci sono gli uomini della P2 nei servizi, e chi avrebbe il compito di intervenire non interviene, lascia correre, c'è un piano, no, i risultati sono quelli che sono. Si arriva perfino a quando viene ferito Fiori, gambizzato Fiori, consigliere regionale della Democrazia Cristiana. Ebbene, io ho consegnato alla Commissione Moro, quando sono andato lì, una fotografia di una scritta nel posto dell'attentato di Fiori. Viene scritto: oggi Fiori, domani Moro. E nessuno si muove. Siamo nel novembre, se non sbaglio, sì, nel novembre del 1900, esattamente il 10 novembre del 1977. Ebbene, poi abbiamo Casalegno che viene ferito gravemente e morirà il 29 di novembre all'ospedale di Torino. Il giorno dopo viene ferito Castellano. Casalegno era vice direttore della Stampa. Castellano era un comunista, faceva parte della Commissione Economia e Lavoro del Comitato Regionale del Partito Comunista Ligure, era un dirigente dell'Ansaldo. Viene ferito. Ebbene, il 18 di questo, il 16 e il 17 di novembre. Il 18 di novembre Moro va a Benevento a fare un discorso, e poiché parte da, prima di andare a Benevento passa da Caserta, a Caserta sale nella macchina con lui Mastella, che è di Benevento, che lo deve portare dove deve tenere un comizio, Moro deve tenere un comizio, e c'è nella macchina anche, sale nella macchina anche Nicola Lettieri, che è sottosegretario al Ministero degli Interni. E Lettieri, strada facendo, dice a Moro: ma Presidente, come mai che lei non ha la macchina blindata? E lui